Pronto? Bene, cominciamo. Ma le luci le dobbiamo tenere basse così? Lorenzo? Accendiamo leggermente un po' di luci, dai. Allora, io ringrazio moltissimo Flavio Tosi che è arrivato, che ci ha fatto un po' di neve per arrivare perché ce n'è molto di più ad Assi, eccetera. Intanto allora volevo dire due robe. La prima, anche per le polemiche di questi giorni, Flavio, tu non lo sai, questo è considerato un po' giustamente un covo di comunisti, nel senso che... Tu sai, il tuo amico Berlusconi, di cui sei ormai partner totale, e considera tutti quelli che non la pensano come lui comunisti, e quindi noi lo siamo, probabilmente anche te, adesso poi ce lo spieghi stasera. Quindi, malgrado questo, io inguaribilmente continuerò tutta la vita a cercare di ascoltare le voci e i pensieri diversi dai miei, perché così facendo magari capisco dove sbaglio, oppure magari riesco a contagiare un attimo, ma se non passa l'idea che ci parliamo, allora è finita. Allora viviamo in un mondo di contrapposizioni dove ognuno frequenta sempre i sindacalisti, stanno con i sindacalisti, i padroni stanno con i padroni, perché come avrete notato nel periodo di crisi aumenta fortemente il concetto di corporazione, e cioè ciascuno parla dei propri interessi, ciascuno combatte solo per i propri interessi, quindi i taxisti penso ai taxisti, i farmacisti penso ai farmacisti, gli avvocati, come sento parlare di liberalizzazione, già si incazzano prima ancora di aver visto di che legge si parla, e in questa maniera non andiamo da nessuna parte. Invece, parlarsi è una bella roba. E quindi noi abbiamo deciso quest'anno, io non so se tu lo sai, ma la settimana scorsa c'è stata la Polverini qua, in un momento anche un po' complicato per lei, e comunque ha retto molto bene la situazione, abbiamo parlato di varie cose. Il tema di oggi è meritocrazia e federalismo, e perché ci interessa molto parlare con la Lega, in particolare con te, prima di tutto con te. Allora volevo dirvi che io ho fatto, non è che lo conosco benissimo la sua vittoria, ma ho fatto 2 o 3 riunioni con lui e ho visto in lui una roba che ho visto raramente nei politici, e cioè le caratteristiche delle persone di impresa, che sono la velocità, la capacità di semplificazione delle problematiche e il perseguire con grande tenacia l'obiettivo per arrivarci. Tant'è che è successo una di quelle robe che quando succedono sono belle, a prescindere come uno la pensa. Cioè uno, un signore che ha amministrato una città per 5 anni, e comunque non una città qualunque, Verona, io non so se la conoscete, ma una città molto intraprendente, una bella storia Verona, che l'ha vista per 5 anni e poi viene rieletto a furor di popolo con un numero di voti altissimo, vuol dire che non ha fatto tante cavolate in quei 5 anni. Noi abbiamo avuto ad esempio da noi in Piemonte una persona che, tra parentesi, un altro che lo stima, che si chiama Sergio Camparino, che ha avuto più o meno lo stesso risultato, e quindi vuol dire che quando è non, e vi garantisco che io ho un sacco di amici veronesi, uno che è venuto questa sera, che la pensano più o meno come me, quindi che sono comunisti, tra virgolette, che l'hanno anche votato. Quindi abbiamo scelto di far venire Flavio Tosi per questo motivo qua. E sono contento che sia venuto in questo periodo elettorale molto potente, perché così possiamo ragionare con lui su alcuni punti. La meritocrazia e il federalismo. A me interesserebbe molto che lui ci parlasse di dove andrà a parare la Lega, perché non abbiamo ben capito. Perché non abbiamo ben capito se la Lega rappresenta gli interessi e soprattutto vuole convincerci che è molto importante che l'Italia sia amministrata tenendo conto delle radici dei vari territori, se vuole convincerci che è molto importante che esista una meritocrazia di territorio, che alla fine, secondo me, se fatta bene, può anche dare stimoli ai territori più poveri di alzare un po' le chiappe dalla sedia e fare delle robe, o se
vuole rispettare quel famoso articolo 1 del loro ancora statuto che parla di secessione, che io considero uno dei valori più brutti che possono esistere nella testa di una persona, perché la secessione è il valore supremo, secondo me, negativo dell'egoismo, e cioè io mi divido da te perché penso, o perché so, oppure perché anche è vero, che sono più bravo di te, che secondo me è un sentimento buio, perché se passa questo tipo di filosofia andiamo avanti a secessioni infinite, perché dopo che abbiamo fatto questa benedetta padania, altra cosa che mi piacerebbe che lui chiarisse, perché non ho ben capito, non è ben capito neanche le radici storiche di questa storia della padania. Chiamiamola la macro regione del nord, è lampante che dopo qualche anno succede che la Lombardia giustamente voglia secessionarsi dal Piemonte, perché produce di più, perché lavora di più, perché ha più PIL, perché ha meno bisogno di contributi, dopodiché il Piemonte, noi piemontesi restiamo da soli. Allora a questo punto pensate, noi di Alba perché dovremmo stare con quelli di Bra? Perché non sta con gli Bra, che sono lenti, slow food. E a un certo punto noi di Alba resteremo da soli e saremo molto contenti di star soli tra di noi, ma a questo punto noi di Alba un po' più ricchi diremo: ma perché dobbiamo stare con quelli dei tetti blu? Avete presente i tetti blu? Perché noi produciamo di più, noi siamo più veloci, siamo più efficienti, non scriviamo sugli ascensori, non scriviamo, facciamo le scritte, non buttiamo per terra, siamo più seri. E a questo punto saremo da soli. Che bello, noi tutti ricchi da soli. E poi magari io dico: ma perché devo stare con mia sorella? Mia sorella laureata con 110 lode, lei studia cose, io produco, profitto, sto da solo. E poi quando siamo da soli è brutto. Cioè, secondo me la secessione è un argomento che porta alla solitudine e all'egoismo, ed è il punto di debolezza